La prossima cosa che possiamo fare è rendere effettivamente il nostro giocatore disarmato, perché come abbiamo visto alla partenza del gioco adesso possiede un'arma. Se la scartiamo rimane disarmato, ma appunto poi andando a recuperare un'altra qualsiasi arma torna armato e non è più possibile metterlo in posizione di disarmato. E nel caso volessimo poi implementare altre funzioni, come può essere per esempio una scalata o una nuotata, magari potrebbe servirci il giocatore a mani libere e verrebbe un po' scomodo appunto se dovesse per attraversare un traguardo, attraversare un ostacolo, appunto dover lasciare tutte le armi. Quindi torniamo indietro, andiamo nel nostro blueprint Hero Shooter Mannequin, che dovreste già averlo aperto, se no lo cercate nel content browser, e andiamo a vedere che cos'è che porta in gioco la nostra arma. Allora, qui abbiamo delle variabili, esattamente le weapon ID, che ci dice l'arma che deve essere in gioco all'inizio, e un inventario iniziale che appunto equipaggia l'arma all'interno dell'inventario, che è sempre la nostra pistola. E tutto questo è racchiuso dentro i nodi, dentro la funzione Add Initial Inventory. E se andiamo a vedere, troviamo qua appunto il nostro inventario iniziale. Quindi per toglierlo e portare in gioco il nostro personaggio disarmato, dobbiamo iniziare a svuotare queste caselline. Quindi possiamo andare qui dove c'è ID Pistol Base, quindi Initial Inventory, cancellarlo, andare sul Weapon ID, cancellarlo e possiamo salvare tutto. Ora, se andiamo a fare un test, come vediamo, sarà disarmato ma anche senza animazioni, perché manca l'istanza e tutto quello che serve per farlo funzionare. Ovviare a questo problema, torniamo in Hero Shooter Mannequin, andiamo in Event Graph. Qui abbiamo tutto quello che riguarda, diciamo, il nostro personaggio in gioco, compreso anche tutto quello che riguarda il nostro inventario. Noi avevamo già un pochino visto questa sezione nella puntata in cui abbiamo messo le movenze femminili al personaggio. C'è stata una piccola puntata che forse avete skippato, perché appunto era una piccola cosa che volevo fare io perché non mi piacevano i movimenti del personaggio maschile, e ho creato questi nodi. Se volete andare a capire come funzionano, andate a rivedervi quella parte che si chiama appunto Character Female Pose o qualcosa del genere. È una puntata molto corta, quindi ci mettete un attimo a vederla e spiega semplicemente come funzionano questi nodi. Quindi all'inventario iniziale abbiamo aggiunto semplicemente il nostro animation blueprint del personaggio femminile riguardante la pistola, perché appunto fino ad ora abbiamo utilizzato la pistola. Andiamo a prendere questi nodi, quindi se non volete vedervi, come dicevo, il tutorial, basta che li copiate, è molto semplice. Quindi tirate, create Add Character Part e tutto quello che è scritto in questa parte qui. Ricordatevi di aggiungere il personaggio principale Queen e di aggiungere l'animation blueprint relativo. Ora noi questa parte la sganciamo, la andiamo a prendere, ci facciamo un po' di spazio qui, se non lo avete già. Andiamo ad aggiungere al nostro inventario iniziale. Infatti, quando inizia il gioco, c'è tutta una serie di nodi che ci riportano al nostro personaggio iniziale. Quindi, come vedete, l'ultimo nodo è Sect Actored in Game, con un delay, insomma, adesso non sto a spiegare. Comunque, l'attacchiamo qui e dovremo dargli la nostra movenza femminile al nostro personaggio. Qui andiamo a cercare un armed, perché a questo punto andiamo ad inserire l'animazione che ci serve, quindi disarmata. Aggiungiamo quella femminile, volendo ci avete anche quella maschile, ma io resto sempre sulla mia linea.
Compiliamo, salviamo, facciamo un test. E come vedete adesso il nostro personaggio funziona perfettamente. Quindi partiamo totalmente disarmati. Possiamo raccogliere tutte le armi che vogliamo, utilizzarle e ovviamente anche scartarle. Il problema adesso è che, come vedete, non torna in disarmato, quindi abbiamo semplicemente la funzione che inizia con il personaggio disarmato, ma poi una volta che ci armiamo perdiamo questa funzione. Quindi torniamo un attimo indietro, andiamo a vedere che cosa possiamo cambiare. Allora direi che quello che ci serve è su Drop Weapon, quindi andiamo qua nella casellina, nella cartella All, casellina Search All e scriviamo Drop. Quello che ci serve è il GA Drop Weapon, lo apriamo. Questa parte, non mi ricordo se l'abbiamo già vista prima, praticamente indica che cosa succede, quando noi scartiamo l'arma. Quindi trova, lo slot attivo, rimuove, l'oggetto dallo slot e rimuove anche l'istanza dell'oggetto dallo slot. E poi passa allo slot successivo. Proviamo un attimo a sganciare questo passaggio allo slot successivo e vediamo cosa succede. Ok, quindi partiamo disarmati, prendiamo un'arma. Come vedete la prima arma adesso però non ce la fa prendere perché non passa allo slot successivo, dobbiamo un attimo raccogliere un'altra arma. Ok, proviamo a scartarla, intanto vediamo qua se riusciamo a fare questo. Ok, e ci siamo. Adesso torna disarmato. Possiamo prendere un'altra arma. E non abbiamo però di nuovo la possibilità di disarmare, diciamo, il nostro personaggio. Riavvio un attimo e torno subito perché appunto mi ha crashato. Poi andiamo su il nostro Hero Shooter Mannequin e sganciamo anche questa sequenza perché questa sequenza all'interno di Add Initial Inventory ci dice di equipaggiare questo inventario e di equipaggiare il primo inventario che trova e quindi di conseguenza passa sempre allo slot successivo creando dei problemi. Quindi lo proviamo a sganciare. Quindi andiamo direttamente dentro il for each loop e vediamo se funziona. Ok, quindi partiamo disarmati, perfetto. Possiamo andare a raccogliere un'arma. Ok, ce la equipaggia subito. E come vedete, non abbiamo ancora comunque la funzione di tornare in modalità in stato di disarmato, a meno che non cancelliamo l'arma. Per mantenere lo stato di disarmato dobbiamo andare a creare un'arma che simuli appunto lo stato di disarmato, quindi un'arma vuota. E torniamo quindi, qua possiamo cancellare il nostro widget di hero default. Il drop weapon che al momento non ci serve più e lo shooter mannequin lo teniamo ancora. Quindi andiamo nella nostra cartella delle armi, My Shooter Game, Blueprint Weapons e andiamo su Weapon Base. Qui creiamo una nuova cartella che possiamo chiamare Empty Hand o quello che volete. Insomma, mani vuote, ora non so in inglese come si dica. Comunque, abbiamo questa cartella che è effettivamente una nostra nuova arma, quindi andiamo a prendere una qualsiasi base, prendiamo tutto, al momento poi cancelliamo quello che non serve, facciamo Ctrl C, andiamo sulla nostra cartella Empty Hands
facciamo Ctrl V, scusate, e copiamo tutto, poi andiamo a recuperare il nome e rinominiamo tutto come al solito. Ok, quello che ci serve è in realtà solo il blueprint con la nostra mesh, l'instance, l'ability shooter. Guarda, per il momento teniamo tutto, cancelliamo solo il reticolo e questo, e poi vediamo il resto dopo. Poi andiamo a creare la nostra mesh come prima cosa, quindi apriamo il nostro blueprint. Possiamo andare tranquillamente qua nella nostra mesh e al momento la possiamo eliminare. Eliminiamo tutto quello che non serve, quindi compresa la mesh. Qua vi conviene selezionare una qualsiasi, aggiornare il colore e poi cliccare clear, se no a volte non lo prende. Niente di che, per il momento direi che possiamo anche andare a svuotare la base proprio del blueprint e poi vediamo appunto come se c'è da impostare qualcosa. E per il momento qui siamo a posto. Poi, seconda cosa, andiamo a prendere il pickup data. Come vediamo, qua possiamo innanzitutto andare ad aggiungere il nostro ID che poi modificheremo, e per la static mesh io ne ho intanto importata una da internet. In realtà potete usare un po' quello che volete, se preferite avere un'icona, appunto fate come me che sono andato su internet e ho scaricato appunto questo guanto che ci indicherà appunto che c'è poi diciamo la mano libera o un guantino. Poi potete, volendo, anche aggiungerlo allo scheletro e farlo anche comparire in gioco, ma questo poi lo vediamo più avanti. Questo lo possiamo chiamare SM Glove, questo momento non ci interessa. Quindi andiamo a selezionare la nostra static mesh, la inseriamo qui e quindi il nostro weapon pickup per il momento è pronto. Possiamo anche andare a cambiare il pickup sound se volete, ma poi lo faremo con calma. E altre cose, quindi torniamo alla nostra cartella della nostra arma. Questo qua si dovrà poi comunque aggiornare. Quindi qui siamo andati ad inserire, come abbiamo detto, l'ID. Quindi andiamo a prenderci l'ID e iniziamo a modificare anche rapidamente l'ID. Ricordatevi di cambiare il width, che è molto importante. E qua possiamo aggiungere, ho visto che c'erano delle icone interessanti, quindi possiamo mettere questa qui e questa per le munizioni. Se la eliminiamo non vi compare proprio nel display sotto del quick bar, quindi mettete comunque qualcosa. Questi li possiamo tirare giù a zero perché effettivamente non abbiamo munizioni. Questo pickup icon in realtà potete anche eliminare tutto. Io al momento cancello solo la mesh, la skeletal mesh, perché tanto non l'abbiamo, l'abbiamo eliminata prima. Però non elimino ancora, diciamo, tutto per sicurezza, poi per non starlo poi a riaggiungere, diciamo. E i reticoli possiamo eliminarli o andare a inserire quelli base, e possiamo mettere per esempio quello dello shotgun, che è bello largo per correre, così va bene. L'ammo canter è uguale, vediamo se ne troviamo uno. Va bene, anche questo è il grenade launcher, non è importante. Potete, volendo, anche eliminarlo, come dicevo. Ok, quindi prossimo passaggio andiamo a impostare il width, che dobbiamo semplicemente aggiungere i nostri dati, quindi la weapon instance. L'ability shooter in realtà credo che non ci serva, poi probabilmente lo andremo anche a cancellare, ma adesso vediamo. Actor to spawn in realtà non deve spawnare niente. Quindi mettiamo il nostro empty hands, che è il nostro blueprint che abbiamo già svuotato, qui non tocchiamo più nulla.
e abbiamo diciamo anche il nostro WID pronto. Altre cose che dobbiamo impostare, c'è cioè Weapon Instance. Allora, non abbiamo cartucce, non abbiamo niente, quindi qua possiamo andare tutto a zero. Tutto quello che potete eliminare, eliminate. Questi qua in realtà potremmo anche invertirle, insomma adesso le teniamo un attimo, poi vediamo. Questo è molto importante, Weapon Instance, perché qui abbiamo le animazioni. E in questo momento lui sta equipaggiando la pistola. Se iniziassimo adesso con questa classe, ci verrebbe la classe vuota, quindi senza arma, ma con comunque l'animazione della pistola. Quindi qui andiamo ad inserire il nostro unarmed, maschile o femminile come preferite. Io metto quello femminile in entrambi gli slot. E andiamo a cancellare le rules, perché altrimenti vi prende sempre l'animazione della pistola. Scusate, ho sbagliato. Andiamo a cancellare. Ok, e qui dobbiamo ancora andare un pochino a svuotare tutto quello che non ci serve rapidamente. Quindi qui portiamo tutto a zero. E direi che ci siamo, possiamo chiudere, salvare e andare avanti. Quindi questo l'abbiamo fatto, l'instance l'abbiamo fatto, l'ability shooter in realtà non ci servirà, quindi possiamo anche cancellare tutto e poi probabilmente lo elimineremo proprio. Il pick up l'abbiamo fatto, quindi facciamo così, ability shooter, il fire non ci serve, il reload men che meno, e il danno ancora meno, e cancelliamo questi file. Prendiamo uno spawner, andiamo ad inserirci la nostra arma. Ok, ci siamo scusati durante la prova che ho fatto. Mi ha crashato, quindi sono dovuto tornare indietro. Vi dico cosa ho fatto se dovesse crasharvi anche a voi. Ho cancellato semplicemente tutte le cose che erano in più all'interno delle varie sezioni. Quindi qua c'era ancora il dataset che era vuoto, l'ho eliminato. Stesso fatto nelle altre sezioni, come vedete non mi è rimasto più niente. Dovete tenere il display name, perché non si può cancellare, e nel fragment tenere semplicemente quello delle icone e quello del WID, e il resto lo cancellate. Così fate in tutte le altre sezioni, quindi mantenete solo i file che servono, cioè quelli che sono presenti qui. Quelli che non sono presenti qui, eliminate tutto. Ok, altra cosa che ho fatto, che non vi ho ancora detto, andiamo nella cartella all, cerchiamo hero underscore shooter mannequin, andiamo a sganciare questa casella all'interno del add initial inventory. Questo qui l'abbiamo già visto, è la funzione che detiene un po' le caratteristiche dell'inventario iniziale. E qua diciamo che dobbiamo iniziare con questa arma e che dobbiamo equipaggiare il primo elemento che c'è all'interno dello slot appena iniziamo il gioco. Quindi se c'è un elemento anche al terzo slot, lui lo andrà ad equipaggiare. E se lo teniamo equipaggiato, inizieremo la partita con lo slot già pieno della nostra arma vuota, che va bene, ci fa passare da un'arma all'altra, ma una volta che la dovessimo cancellare per avere lo slot libero, equipaggiare per esempio tre armi, o se per sbaglio la dovessimo eliminare, poi non ci farebbe comunque più equipaggiare la nostra arma vuota, perché ce la conterebbe piena, semplicemente perché rimane all'interno dell'inventario. Poi nell'inventario ne parliamo più avanti, però si crea l'arma nell'inventario, e poi alcuni frammenti dell'inventario vanno visti all'interno del quick bar, quindi anche cancellando il quick bar rimarrebbe all'interno dell'inventario e non ce la farebbe più raccogliere. Ragion per cui siamo costretti un attimino a sganciare questa
questa parte. Quindi iniziamo effettivamente con il nostro giocatore totalmente con lo slot vuoto, come vediamo. Quindi il nostro slot è totalmente vuoto, come vedete anche di lato non ci sono munizioni zero, non c'è nulla. Possiamo a questo punto equipaggiare l'arma che la raccoglie subito. Possiamo volendo anche equipaggiare tre armi. Quindi abbiamo di nuovo tutte le nostre tre armi. Dovessimo cancellarne una, lui andrebbe, come vedete, comunque in modalità di in modalità disarmata. Passiamo un altro slot così vi faccio vedere meglio. Se cancelliamo per esempio il secondo, passiamo in modalità disarmata, però nel momento in cui passiamo armati non abbiamo più la possibilità di passare disarmati. Quindi noi abbiamo creato la nostra classe vuota, come vedete io ho inserito il guanto perché mi sembrava la cosa più logica da inserire per indicare appunto che le mani sono vuote, ma voi potete mettere benissimo al momento quello che volete, come dicevo un cubo, una sfera, un coltello, quello che vi pare. Proviamo ad equipaggiarla. E automaticamente andiamo in modalità disarmata, quindi possiamo riprendere tutte le nostre armi e tornare in modalità disarmata. Ok, abbiamo uno slot in meno, in realtà un'arma in meno, però abbiamo sempre la possibilità comunque di scartarla e di equipaggiare tre armi. Nel momento in cui ci serve appunto avere invece uno slot libero per avere appunto le mani libere, possiamo equipaggiare e cancellare l'arma che preferiamo e rimanere appunto in modalità disarmata. Ok, io direi che per questa prima sezione è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, rifacciamo un attimo un riepilogo di quello che è stato detto, abbiamo detto che adesso abbiamo la possibilità di partire in modalità disarmata, possiamo andare a raccogliere diverse armi e utilizzarle e abbiamo la possibilità anche di rimanere in modalità disarmata raccogliendo appunto una no nostra arma che abbiamo creato vuota. Ok, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.